quartiere Coupedin nasce nei primi due decenni del Novecento, in particolare i lavori si svolgono dal 1916 al 1927. Si chiama così ed è diventato popolarmente chiamato così dal nome dell'architetto che lo ha disegnato, che è il grande Gino Coppedè, un architetto toscano che ebbe subito un brillante inizio di carriera quando gli fu commissionato il Casino Mackenzie in Liguria e poi arrivò a Roma, dove ricevette subito grandi commissioni, tra cui questo nuovo quartiere che si sviluppava qui sul quartiere Nomentano, nuovo, e si sarebbe dovuto chiamare Dora, quartiere Dora, ma il nome di Coppedè ha prevalso e per tutti i romani ormai è il quartiere Coppedè. Il quartiere è formato da parecchi palazzi, sono circa 27 palazzi e 16 villini, ma il cuore del quartiere, cioè la parte più famosa, è quella dove ci troviamo noi, in questa piazza, su cui affacciano i due palazzi degli ambasciatori, che sono collegati da un grande arco, nel quale Coppedè ha inserito anche la sua firma, si legge sulla base di una colonna, architetto Gino Coppedè, e poi su questa stessa piazza affacciano i tre palazzi più famosi, che sono il Villino delle Fate, che si compone di due grandi corpi di fabbrica con delle torri fantastiche che fanno venire in mente i romanzi di Lewis Carroll. E poi abbiamo il celebre Palazzo del Ragno, perché ha questo mosaico sul portale d'ingresso, e poi il cosiddetto Palazzo Senza Nome, che è quello invece qui alla mia destra, che è un palazzo il cui frontale fu ispirato addirittura dalla scenografia del famoso Colossal del Muto, Cabiria, che fu realizzato appunto con grandi scenografie. Coppedè ha disseminato in tutti questi palazzi, in tutte queste costruzioni, dei simboli stranissimi, molti animali, appunto animali strani come l'ippocampo, come il ragno, come le rane stesse, che sono piuttosto insolite, sicuramente anzi uniche, come decorazione per una fontana, e sono simboli molto difficili da decifrare, cioè per esempio il Palazzo del Gallo, dove lui ha messo dei dadi, simboleggiano una cifra particolare, ci sono simboli, diciamo così, esoterici. La parola poi è esoterici, non deve far pensare a qualcosa necessariamente di satanico, no? Perché esoterico vuol dire semplicemente qualcosa il cui significato non è chiaro, non è aperto a tutti, ma deve essere codificato, cioè deve essere compreso attraverso lo studio e quindi l'iniziazione a un certo tipo di conoscenza. Questo è quello in cui credeva appunto Coppedè.